Ferente del Tribuno Emilia Romagna, e sono felice di esservi con Matteo, che mi ha invitato anche a parlare della mia parte, che è l'economia. Faccio parte sono membro della Commissione Economia del Tribuno e quindi faccio gli auguri al nuovo sindaco, speriamo, di Rimini. Ce ne sarebbe davvero bisogno e vi spiego anche perché. Partiamo adesso dal parlare di Draghi, del primo ministro, che il consiglia, vi ricordo che apostrofò come vile mercenario, e dal 92, da 30 anni, sta spolpando e contribuisce con tutti gli altri a spolpare l'Italia di tutti i suoi gioielli. Sarebbe una persona da fermare, lo dico anche agli amici della polizia, di tutte le forze dell'ordine dovrebbero andare dritte a mettere la manetta a questo ragazzo qua. Quindi lui, vi parlo un attimo di quello che ha detto nel suo discorso di insediamento, parlava di irreversibilità dell'euro e poi diceva, ha detto, gli stati nazionali rimangono, e aggiungo, come specchietti per l'allodole, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa. Questo per me è lo interpreto come un golpe a piccole dosi, cioè in base a questa falsa pandemia loro fanno delle cose e hanno delle queste azioni hanno delle conseguenze. Infatti poi dice, uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. La conseguenza qual è? Il governo dovrà proteggere i lavoratori, ma state attenti, sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente, ma il fallire o mantenere in piedi un'azienda lo decidono loro. È questo che hanno detto. Quindi cosa facciamo noi? Che cosa possiamo fare? Intanto un sindaco può fare tanto, e lo diciamo più tardi, ma adesso parliamo un attimo dell'economia. L'economia non è una questione economica, è una questione sociale. Intanto è l'allocazione delle risorse economiche che la politica dovrebbe allocare nel migliore modo per avere il maggiore benessere della popolazione, e questo mi sembra che non sia stato fatto. Ma è sociale perché in definitiva ci sono regole e diritti che ci diamo come comunità. Allora ci chiediamo anche in questi tempi, ma com'è possibile che sia successo che in tutto il mondo c'è il Covid-19, ci sono le cure efficaci e nessuno ne parla? Come mai i partiti politici tutti, e Noemi ne ha parlato del fatto come mai è nato Tremonti, perché tutti erano allineati anche 3 anni fa, tutti allineati, media, politici, tutti. Perché? Come succede? Allora, noi ci rifacciamo, dobbiamo risalire le cause. Noi abbiamo avuto un grande maestro, che è Giovanni Falcone, e che tra le tante cose che ha fatto ha detto segui il denaro e troverai la mafia. Allora, facciamo un esempio. Qui facciamo conto che siamo i reduci siamo stati messi in un campo di concentramento di come non vaccinati, tutti gli altri si sono vaccinati, tutto il mondo si è vaccinato ed è morto, così per ipotesi, assurda. Noi qui cosa facciamo? Non ci hanno spogliato di tutto, non abbiamo niente, però sappiamo fare il pane, c'è chi fa il contadino, c'è chi fa il medico, c'è chi fa qualsiasi altra cosa, comunque produciamo beni e servizi che ci scambiamo. Ma come ce li scambiamo? Inizialmente ci scambiavamo col baratto, nella storia è stato così, poi ci siamo evoluti, abbiamo usato le monete d'oro o le leghe, poi è successo che è arrivata un pezzo di carta che era un titolo rappresentativo dell'oro che qualcuno aveva depositato. Poi cosa è successo nel 71? Questa è una data importante, nel 1971 la convertibilità euro, dollaro, oro, moneta, oro, non c'è stata più, il dollaro valeva perché gli americani avevano detto che valeva, punto. Quindi cosa è successo? Che c'era qualcosa che non tornava, e il professor Auriti, Giacinto Auriti, ha scoperto nel Novecento, alla fine del Novecento ha scoperto il valore indotto della moneta. Quindi abbiamo una questione scientifica e storica per dire che la moneta ha valore perché noi ci siamo messi d'accordo che lo abbia.
Quindi cosa possiamo fare? Cosa possiamo capire da questo discorso qua? Che Aurelio diceva che l'essere umano crea ricchezza solo per il fatto che vive. E nella mente della popolo, della gente, c'è un valore infinito, infinito e senza costo. Perché noi abbiamo dentro, abbiamo la consapevolezza che per avere il denaro ci vuole fatica e tempo. Ma questo è verissimo, ma in una fase successiva, nella seconda fase, che è quella della circolazione, quando noi lavoriamo, acquistiamo, compriamo, eccetera. Ma nella prima fase, la fase della creazione della moneta, non c'è fatica, non c'è costo. Cioè, una volta si stampava, ed è quello che dobbiamo fare ancora e scambiarci moneta, e adesso c'è un bit, cioè si digitano dei tastini sulla tastiera, e quello è valore. Che lavoro, che costo è? Che valore è? È il valore di un lavoro, di un impiegato che viene pagato con la stessa moneta che viene creata. Allora, noi dobbiamo capire che la moneta è una cosa fondamentale da capire, e la moneta ha valore solo per convenzione sociale, solo perché ci mettiamo d'accordo. E le banche centrali cosa fanno? Le banche centrali invece si sono erogate il diritto di stampare moneta e affittano questa unità di misura agli stati. Quindi affittano significa che prestano ad interessi, oltre al fatto che si sono prese tutto il valore che il popolo crea, glielo prestano anche, una cosa talmente assurda che non è subito intuitiva, ma è molto facile. E se avete capito, avete intuito che c'è qualcosa che non torna, siete sulla strada giusta, e molti lo sanno perché ormai è risaputo che la moneta non ha un controvalore. E quindi datemi la possibilità di stampare denaro e me ne infischierò di chi fa le leggi. Questo fu uno di questi grandi banchieri, Rothschild, che disse questa frase emblematica: datemi la possibilità di stampare denaro e me ne infischierò di chi fa le leggi. E qui ci rispondiamo a come mai la politica è tutta servita, come mai a Lugo di Romagna, dove vengo io, abbiamo proposto una moneta complementare comunale e non ci hanno badato, alle sollecitazioni non hanno risposto. Quindi Auretti diceva anche: merita di governare un popolo solo chi lo ama, perché chi ama è disposto a servire, chi non lo ama può solo servirsene. E quindi io vi chiedo, riminesi che siete qui, e dito da tutti i vostri amici: Matteo Angelini è uno che merita, perché è uno di cuore, è uno che si mette la faccia, è uno che è intelligente, e l'unica cosa che potrebbe fare un sindaco intelligente è emettere un buono comunale. Non si può chiamare moneta, lo chiamiamo buono comunale, che potrebbe far esplodere tutto quello che c'è di bello nelle persone di Rimini, nelle attività di Rimini, e che porterebbe a galla il fatto che una moneta del genere salverebbe dal suicidio tantissime persone che sono in silenzio in questo momento qua, salverebbe tantissime attività economiche, salverebbe dalla sofferenza, dalla disperazione un sacco di persone. Ma questo non viene fatto per volontà politica. Di conseguenza noi siamo qua non solo per i vaccini, ma siamo qua per affermare che questa è una comunità, e la comunità serve a fare in modo che siamo tutti più felici e più vivi. E infatti qui ci riprendiamo la vita, non dobbiamo fare altro che, non so, venire qui al banchetto, iscrivervi, lasciare una donazione. Siamo qua con le risorse che abbiamo, stiamo crescendo. Oppure prendere un numero di telefono e informarsi adeguatamente, insomma, su tutti i canali che abbiamo. Quindi dovevo parlare della campagna Io pago in contanti. Pagate in contanti, perché i contanti sono la vita, le monete elettroniche sono qualcosa che ci porteranno alla fame, perché sono qualcosa che le carte elettroniche non,
cioè, erodono il nostro potere d'acquisto, sono qualcosa che noi non ci possiamo immaginare di quanto sono dannose per noi stessi. E quindi, niente, lascio la parola a chi viene dopo di me. Grazie Matteo, grazie a tutti quanti. Ah. Grande Fabio, grazie. Bene, allora procediamo perché sono tanti i concetti da mettere in fila oggi. Dove sei? Sei qua? Sei pronto? Allora ragazzi, lui è riminese, quindi non c'è bisogno che vi dica niente, gli fate un bel applauso, forte, forte, forte. Loris Falconi, qua per voi. Ciao a tutti. Si sente bene perché prima aveva avuto qualche problema di audio, mi hanno detto qualcuno sente, qualcuno no, qualcuno fa finta di sentire, non sente. Ok. Beh, allora intanto per me è un onore essere qui ed è la prima volta che parlo a nome, diciamo, di un partito come quello di 3V, perché ammetto che in anni passati altre formazioni politiche mi avevano chiesto, insomma, un contributo in termini di idee. Io non ho mai accettato. Non ho mai accettato perché ero convinto e sono convinto a maggior ragione oggi che ci sia del marcio profondo nei partiti mainstream, nei grandi partiti che coprono tutti gli spazi televisivi che conosciamo. Quando ho conosciuto Matteo Angelini in occasione della manifestazione di piazza di ottobre, a cui credo che magari alcuni che sono presenti qui oggi erano presenti anche allora, è nata una collaborazione, ma ancora di più un'amicizia autentica. E a quel punto ho conosciuto poi anche altre persone che sono presenti oggi di questo partito che sta crescendo, che porta avanti tematiche fondamentali oggi più che mai, e mi sono sentito quindi di dare questo contributo, che ripeto è una novità per me, quindi di solito ero abituato a parlare in altri contesti, ok? Però credo che oggi più che mai sia importante metterci la faccia, oggi più che mai sia importante esporsi, chiunque, al di là della formazione, perché stiamo vivendo una deriva liberticida pericolosissima, perché la Costituzione è stata violentata e stuprata, perché non possiamo parlare nemmeno più di democrazia parlamentare o liberale, anche se apparentemente non ce ne rendiamo conto, anche se apparentemente molti di noi, voi che siete qui immagino di sì, la maggioranza di noi tuttora va avanti come il criceto in gabbia. E siccome oggi il titolo di questa giornata, di questa manifestazione è Riprendiamoci la vita, ebbene, ma di quale vita stiamo parlando? Stiamo parlando della vita che qualcuno ci sta illudendo di preservare, portando a dei controeffetti terribili per quanto riguarda non soltanto, diciamo, quello che è la vita in termini pieni, di cui parlerò, ma anche la stessa vita biologica. Perché il paradosso qual è? Il paradosso è che se io voglio preservare la nuda vita, come dice il filosofo Agamben, quindi la vita in termini puramente fisiologici e biologici, non soltanto non riesco a farlo perché la vita ha in sé il rischio vitale, ma addirittura aumenterò tutto quello che rende la vita degna di essere vissuta, con la pienezza e l'autenticità che contraddistingue la vita stessa. Questa è una riflessione che io ho fatto spesso, soprattutto nei momenti in cui colui che fino a ieri era considerato un soggetto sano, oggi viene considerato potenzialmente malato in quanto asintomatico. Questa cosa è pazzesca, cioè quello che si è innescato, al di là dell'esistenza naturalmente del SARS-CoV-2 e del Covid-19, quello che si è innescata è una forma di manipolazione sottile che ha incominciato a penetrare nelle menti fin da il febbraio 2020, tant'è che molte cose che abbiamo detto a ottobre le possiamo tranquillamente ripetere, perché non solo non è cambiato nulla, ma questo fenomeno si è amplificato sempre di più, in cui in pratica un essere umano, ripeto, che poteva
auto dichiararsi sano non lo può più fare. Cioè c'è il dubbio che potenzialmente io potrei essere malato, quindi si è praticamente ribaltata la realtà. Diceva un grande filosofo che aveva capito queste dinamiche molto prima di altri, un profeta, Guy Debord, francese, che tra l'altro è stato anche uno di quelli che ha innescato il movimento del 68, diceva: nel mondo realmente rovesciato il vero è un momento del falso. Cioè quello che è vero, quindi ci sono i morti, sì, esiste un virus, sì, ma quelle cose lì vengono utilizzate in maniera ingegneristica a livello psicosociale per produrre una narrazione completamente falsa, completamente fatta di menzogna. E questo lo sapete, lo sappiamo. Perché? Perché per fortuna abbiamo anche altri canali di informazione, perché abbiamo informazioni che ci dà in parte naturalmente il 3V, ma abbiamo per fortuna avuto medici, abbiamo avuto avvocati, abbiamo avuto, devo dire purtroppo, pochi intellettuali che si sono finalmente esposti e ci hanno portato dei dati che, sebbene possano essere interpretati in vari modi, ci dicono delle cose. Ad esempio ci dicono una cosa, lo scrive Science, non l'almanacco del complottista, che il lockdown in termini di contagiosità, di tasso di contagiosità e di tasso di mortalità non ha nessun tipo di rilevanza. Questo lo dicono gli scienziati, i medici di Science, quindi non, ripeto, almanacco e complottista. E poi c'è un'altra cosa straordinaria che spesso abbiamo forse dimenticato, rimosso: sono circa 6 mesi che in Italia vige il coprifuoco. Mi dite a che cazzo serve il coprifuoco? Me lo dite? Me lo spiegate in termini di tassi di letalità e di mortalità? Ora io ricordo, non io diciamo che amo la storia e diciamo che ricordo i testi che dicono quando il coprifuoco era in vigore, e non era un bel periodo, non era un periodo esattamente democratico, non era un periodo di libertà e diritti. Ora io qua ho una piccola Costituzione italiana, me la sono studiata per bene. All'epoca, quando si studiava a scuola, sembrava una gran palla, no? Ricordate, qualcuno ha fatto educazione civica, ammazza, educazione civica, no? Preferiamo ginnastica, io preferivo anche lettere e filosofia. E invece devo dire che rileggendola non solo è utile, ma anche gradevole lettura. Dice: cosa facciamo la sera? Ci leggiamo la Costituzione italiana. Oh, vediamo cosa dice questo bel libretto qua, no? Che naturalmente il governo, cioè, si è pulito il deretano perché voglia essere educato, e l'ha calpestata fin dall'inizio di questa vicenda. Ora dice che un soggetto sano, dotato di coscienza, dotato di comprendonio, quindi in grado di intendere e volere, è libero di circolare nel territorio nazionale, è libero di circolare, a meno che non sia gravemente malato o a meno che non ci sia una, diciamo, inchiesta giudiziaria, o comunque che sia sottoposto alla legge. Quindi il fatto che siate stati reclusi e tuttora giocano con i colorini delle regionine in base agli spostamenti, questo non significa preservare la salute, questo significa trattare da tete nuti un'intera popolazione. E questo è... siamo già in uno stato di polizia, cosa volete aspettare? Che arrivano a casa, mi bussano alla porta, vi dico: chi è? Polizia, perché non si è vaccinato? Ma cosa mi vaccini se mi sento bene, magari ho già gli anticorpi, perché sono già entrato in contatto col Covid? E questo ve lo dico perché effettivamente, parlo per me e parlo anche per, potrei parlare per altre persone, a febbraio io l'ho avuto in forma lieve, qualche sintomo,
Allora, cosa hanno fatto alcuni stati intelligentemente? Hanno detto, bene, esiste una malattia, bene, facciamo finta che sia nuova, è nuova, bene. Cosa facciamo? Isoliamo le persone che presentano sintomi evidenti e che stanno male e cerchiamo di curarle attuando terapie domiciliari che non sono state fatte, attuando protocolli legati a terapie domiciliari e cerchiamo quindi di curarli subito per tempo e facciamo circolare questo virus nella popolazione sana indebolendolo. Questo dicono i medici seri, questo dovrebbe essere stato fatto. Cos'è stato fatto? Trattare la popolazione intera come malata e chi era veramente malato, nessuna terapia domiciliare, tachipirina e dolce attesa. La dolce attesa è quella un po', no, simile all'eutanasia, dice, sono in dolce attesa. Ma veramente, qui c'è poco da scherzare. Ci sono persone in quella conta dei morti, che effettivamente ci sono stati in più rispetto agli altri anni, che non sono, molto probabilmente ci sono delle inchieste legati al Covid, ma sono legati alla gestione del Covid. È quello che noi mettiamo in seria discussione, radicale discussione, lo diremo in tutte le sedi, non è il Covid, ma la gestione del Covid, la gestione criminale, che qualcuno pagherà e dovrà pagare, e tutti coloro che fino adesso continuano a sostenere questo tipo di sistema dovranno pagare prima o poi, perché prima o poi la verità verrà a galla. Ripeto, ci sono delle inchieste giudiziarie internazionali. Ora noi abbiamo i becchini al governo, no? Questi esseri mortiferi, questi anche, ma chi ha un po' minimo di nozione di fisionomica, no? Vede speranza, no? Cosa gli può venire in mente? Che potrebbe suicidarsi più facilmente di quello che avrebbe fatto già recluso. Adesso, a parte queste battute, no? Un ministro che dopo un anno, dopo che medici su medici su medici gli dicono guarda che esistono i protocolli, guarda che esiste il modo per curare questa malattia, dice, ah, sai che c'è? Potremmo approvare terapie domiciliari, no? Buongiorno Speranza, va bene, ci sei arrivato anche tu, intanto abbiamo fatto probabilmente qualche decina di migliaia di morti che potevano essere risparmiati grazie a questi protocolli assolutamente criminali da parte dell'OMS, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. E questi sono fatti, ripeto, non li possiamo dimostrare ancora al 100%, ma arriverà il momento in cui queste cose saranno lampanti. Ora, potremmo aggiungere tante cose della gestione veramente, veramente devastante, ma c'è un punto che io voglio dire, non più legato alla pars destruans, cioè alla critica che posso continuare a fare per ore, ma mi chiudo qui, a questo tipo di gestione e questo tipo di governo e tutti i partiti, tutti, che appoggiano in maniera uniforme questo sistema, e voglio andare a concludere con una pars construens, cioè cosa possiamo fare noi adesso, noi che abbiamo la consapevolezza di queste cose. Semplicissimo, una cosa che avete sempre fatto fino al 2020, inizio, vivere in maniera piena. Perché guardate che la cosa più clamorosa di tutto questo, nel 68 si diceva una risata vi seppellirà, dicevano allora. Per carità, non difendo quel periodo perché ha avuto poi effetti e conseguenze che non condivido, ma oggi veramente anche un sorriso, un abbraccio, un atto sovversivo, Cioè, io personalmente sono stato praticamente messo sotto torchio, fra virgolette, o comunque segnalato per una passeggiata in un parco. Già è gravissima sta cosa, perché alza, si vede il sistema immunitario, no? Cioè, fino a una certa soglia, se ce l'hai basso, puoi stare lì perché Speranza dice è meglio morto sepolto in casa che fuori, ma se lo alzi diventi pericoloso, perché il sistema immunitario troppo alto fa incazzare. Perché fa incazzare? Perché la gente incomincia a star bene, incomincia a godere, incomincia a attivare il desiderio. Ora, ciò che ha cambiato la storia non è
Thanatos, che significa morte in greco, ma Eros. Ora, recuperate l'Eros vitale, recuperate la spinta vitale, entusiasmatevi, abbracciate nipoti, figli, amici, compagni e compagne. Vivete e soprattutto danzate, perché l'arte, la danza oggi è più pericolosa di un calastico, è più pericolosa di un'arma. Dobbiamo tornare a danzare e chi vorrà, c'è un filmato bellissimo, lo trovate perché poi sta girando tanto, in Francia hanno fatto questo, cioè, è commovente tra l'altro, mi sono commosso perché sembrava un altro mondo, fino a 2 anni fa era normale, adesso sembra, chi sono, allievi, oh, veramente commovente. A Gare de l'Est, l'8 aprile 2021, si sono trovati in un flash mob incredibile, musicisti, artisti e persone comuni che accorrevano piano piano, si erano andati a un punto d'incontro e a un certo punto si è creato un clima festoso e danzante con una musica bellissima, questa musica che tradotto in italiano vuol dire danzeremo ancora. Io vi consiglio di andare a vederlo perché è stato tradotto già in italiano, l'ha fatto anche a Bologna e queste sono le cose che oggi possono far paura perché dimostrano che ci sono persone ancora vive nella loro autentica pienezza e non vive semplicemente perché respirano. Da quando è che noi consideriamo una persona viva perché respira? Quindi questo è il vero segnale che noi dobbiamo dare. Certo i dati, certo le informazioni, ma soprattutto lo spirito vitale, la spinta dello spirito vitale che non è contenibile. Guardate, qualsiasi forma di potere, qualsiasi nel tempo, ha cercato di controllare, ha cercato di uniformare, ha cercato di tenere tutti come sotto una livella. E che cos'è che invece non ha mai permesso nessuna forma di potere di riuscire in questo? L'immaginazione. Bravo. L'immaginazione che è una facoltà umana. Nel mio lavoro è fondamentale. Io porto in giro laboratori, adesso online più che in giro perché mi sono dovuto purtroppo per, di necessità anch'io virtù, però quando posso li faccio in posti un po' clandestini e anche dal vivo. Laboratori basati sull'immaginazione creativa, perché quella cosa lì veramente è l'unica cosa che oggi più che mai può trasformare la realtà. Da quello che è una percezione, è una narrazione mortifera, a una narrazione e una percezione vitale che ci salverà. Grazie a tutti. Fantastico, grazie Loris. Viva Eros e abbasso la morte. E ricordiamoci cosa vuol dire rimanere vivi, però. Lo ricordo, Loris è capolista per le elezioni comunali, che è la lista di Matteo Angelini. Quindi importante. Nota per i giornalisti, domani scriveranno che c'erano 54, 55, Novax, Don Musk, negazionistica. Allora, potete provare a scrivere una cosa più precisa, giornalisti, ci siete? Se c'è qualche giornalista che domani deve scrivere, può salire qua sopra e contare. Io l'ho fatto, lo faccio sempre. Prima c'erano 330 persone qui che ascoltavano, 330, non 55, neanche 200, 330. Quindi per favore potete scrivere che c'erano 330 persone che sono venute a festeggiare la vita e che sono venute a dire riprendiamoci la vita. Questo dovreste scrivere se foste dei giornalisti che riportano la realtà. Se invece dovete scrivere quello che vanno detto, mi dispiace tanto per voi, perché scriverete delle robe brutte, ma soprattutto sapete dentro di voi che siete solo dei poveretti e degli schiavi. Bene, a questo punto io vorrei dare la parola al nostro primo candidato, come Trevulio è stato il nostro primo candidato alle regionali. È un medico, e a candidarsi alle regionali da medico, ragazzi, se ci vuole veramente tanto coraggio, e lui ce l'ha avuto tutto, è un grande, ed è Domenico Battaglia!